Bene, riprendiamo i lavori. So che il post-prandiale è uno dei momenti più drammatici di questa situazione, speriamo di riuscire a tenere viva l'attenzione, perché proseguiamo con una sessione dei lavori che si intitola Implicazioni interdisciplinari dell'associazione. Quindi vorremmo avere uno sguardo sul tema del convegno che transiti attraverso, come dire, zone non direttamente collegate alla, o esplicitamente troppo direttamente collegate alla clinica dell'associazione delle associazioni, anche se il secondo intervento di Olga si soffermerà a lungo su una teoria come quella bloombergiana che oggi è piuttosto diffusa. E vorremmo farlo appunto attraverso le implicazioni interdisciplinari, quindi attraverso uno sguardo sul tema che da una parte si sporga verso la letteratura, e sappiamo che la letteratura di quel periodo della nascente nuova psichiatria è una letteratura assai libera relativamente al tema, è strettamente intrecciata con lo sviluppo appunto della nascente nuova psichiatria moderna, e dall'altra parte invece con un intervento che ha il suo centro sugli aspetti etici e antropologici delle teorie, come ad esempio quella bloombergiana che oggi è così popolare. Lo facciamo intanto con Daniela De Robertis, il titolo della sua relazione Le sedute impossibili, i grandi dissociati delle trame letterarie. Daniela De Robertis è filosofo, psicologo, psicanalista SIPRI AFPS, analista supervisore e docente presso la scuola di specializzazione in psicodelibria ad indirizzo psicanalisi della relazione. Sentite? Sì. Questo mio intervento nell'economia dei lavori di questo evento sulla dissociazione lo porgo come un divertissimo, perché si accosta al tema della dissociazione in modo un po' laterale, un po' come un crossover tra il dominio dell'arte, in particolar modo la letteratura, e quello della psiche. In altri termini, diciamo, tra finzione narrativa e processi mentali. L'operazione è consentita e spero vi coinvolga, ci coinvolga, se pensiamo che a cavallo tra l'Ottocento e le prime decadi del Novecento, letteratura e psichiatria sono due domini del sapere che, per quanto dissimili ovviamente, presentano nei rispetti proprio della fenomenologia dissociativa aree di confluenza a dir poco strabilianti, che si coagulano soprattutto nel comune interesse verso il disturbo da dissociazione, quello che al tempo veniva classificato come disturbo da personalità multipla o doppia personalità, legato ai fenomeni di doppia coscienza, lo sappiamo, e che equivale a ciò che dal DSM-IV in poi verrà rubricato come disturbo dissociativo dell'identità. Sarà proprio questo preciso scenario nosografico che nella narrativa dell'epoca verrà tradotto e declinato, come vedremo, attraverso le molteplici figure del doppio. Il doppio, e più precisamente il doppelganger, termine che in pieno romanticismo Richter aveva coniato, che significa colui che cammina al tuo fianco, fu ripreso da Rank con un'accezione molto più inquietante, divenendo immagine familiare alla psicoanalisi grazie alla sua opera sul sosia, ma soprattutto di lì a poco grazie anche al saggio freudiano sul perturbante. Tornando al registro letterario,
Sebbene lo sdoppiamento sia un paradigma narrativo rintracciabile nel romanzo, e cito Jekyll e Hyde, teniamo presente che Hyde vuol dire nascosto in lingua inglese, oppure il capostipite nel romanticismo di questa letteratura che è l'Elisir del Diavolo di Hoffman, cui è stato accennato stamattina, o l'ancor più famoso ritratto di Dorian Gray di Wilde, eccetera, o i duellanti di Conrad, e sia presente anche nel teatro, questa figura del doppio. Tuttavia, il genere narrativo di elezione, dove si condensano le trame del doppio, è il racconto breve. Di fatto, il cosiddetto narrar breve, benché genere minore per eccellenza, nel corso dell'epoca fu teatro di contaminazioni, sperimentazioni, invenzioni, giocando in modo sempre più cangiante sulla condensazione, che proprio la forma breve della scrittura favoriva. Per questa ragione, nel genere letterario del racconto, l'evocazione fantastica e allucinata delle creature del doppio consegue risultati di grande effetto, producendo nel lettore effetti di suspense, al pari di un giallo o di un thriller, proprio perché la novella consente spazi più ristretti rispetto alla maggiore estensione del romanzo e si sa che nella forma condensata la tensione, quello che in narratologia si chiama spannung, si mantiene più efficacemente. Si tratta dunque di novelle che, rubricabili nel genere noir, presentano una narrazione a struttura sospesa. Quindi, a partire dal tema dei disturbi dissociativi, ma anche dal tema del doppio, conversi, come avremo modo di vedere, difficilmente separabili, cercherò di costruire un ponte tra letteratura e psichiatria per poter cogliere quanto in passato l'una sia stata l'immagine dell'altra e in quale misura proprio questo implicito gemellaggio culturale si saldò a partire da interessi che giravano nell'aria e che accesero la curiosità per la conoscenza dell'animo umano e dei suoi travagli, tanto in uomini di lettere quanto in uomini di scienza, e che infine ciascuno dei due domini declinò con i propri metodi, mezzi e fini. La prima constatazione che emerge è che esplorare l'area della narrativa di quel tempo ci restituisce un concentrato del DSM. Infatti ci imbattiamo in un repertorio pressoché inesauribile di personaggi affetti dalle varie forme di quello che l'attuale inquadramento nosografico include nei disturbi dissociativi. Più in dettaglio, nel testo letterario la dimensione sintomatologica che più di frequente è rintracciabile nel protagonista, affetto da alterazioni dell'identità, ha a che fare con ciò che oggi chiamiamo disturbo dissociativo dell'identità, proprio a testimonianza della vicinanza che allora apparentava il discorso narrativo e il registro psicomedico. Di fatto, il disturbo dissociativo dell'identità, chiamato allora personalità multipla, fu la dimensione prevalente, se non esclusiva, presente nello studio della dissociazione agli esordi storici della psichiatria. Ma il repertorio dei disturbi dissociativi disseminati nelle pagine letterarie non finisce qui. Di fatto incontriamo numerosi personaggi colpiti da amnesia dissociativa, da fughe dissociative e altri ancora diagnosticabili come affetti da disturbo da depersonalizzazione e da derealizzazione, nel senso di distacco dalle proprie emozioni, percezione distorta del corpo o esperienza di essere fuori dal corpo, come, prima citazione, il povero Gregory Samsa delle Metamorfosi di Kafka, in lo scarafone per così dire. Ora spostiamoci sul fronte della psichiatria e andiamo a vedere come si pronunciavano queste voci dell'origine rispetto alla fenomenologia della dissociazione connessa alla doppia personalità, allorché la nascente psichiatria dell'area franco-svizzera, questa ci interessa,
stava facendo sforzi per superare il descrittivismo classificatorio della pur autorevole scuola tedesca i vari Griesinger e Kraepelin. Da quando la doppia personalità divenne termine medico, e lo fu per la prima volta in Francia, non a caso, nel 1875, da lì poi cominciò un lungo ragionamento che, al di là dell'assoluta rilevanza della figura di Janet, come è stato ampiamente visto stamattina, ci porta a incontrare Breuer, il freudiano? No. Breuer, il quale, cambiando nome alla demenza praecox e coniando il nuovo termine schizofrenia, puntava a stressare il ruolo chiave giocato in questa sindrome dallo split mind, ovvero Spaltung, implicante sulla sagoma di Janet, ecco perché Breuer, Janet, no Breuer Freud, sulla sagoma di Janet, implicante la perdita di un'unità della personalità e la disruption delle funzioni, per solito normalmente integrate, della coscienza, della memoria, dell'identità, eccetera. Con l'apporto di Breuer, in quel preciso momento storico, la schizofrenia entrava nel campo della dissociazione, non oggi, io sto parlando della nascente psichiatria svizzero-francese, entrava nel campo della dissociazione, dei disturbi di personalità multipla, per esserne letta come la forma più severa di disturbo dissociativo. Su questo tracciato un ulteriore passo è compiuto dal contemporaneo Binet, eppure questo, famoso per gli studi sull'intelligenza, e indebitamente la storia ha trascurato la rilevanza della figura, della sua figura, nell'ambito invece della psicopatologia delle origini. Su questo fronte anche Binet, legato all'ambiente charcottiano, stava anche lui alla Salpêtrière, studiava gli stati di doppia coscienza della personalità e, prossimo a Janet, parlava di stato di désagrégation, di cui facevano parte gli elementi che si organizzavano in personalità secondarie. In sintesi, questo è il succo, tanto le isterie quanto le schizofrenie, che allora costituivano lo spettro prevalente dei disturbi psichici indagati, andavano a confluire entrambe nell'area spiegativa della dissociazione e nella conseguente fenomenologia di organizzazione di personalità secondarie. Il tema del doppio, che foggia i profili dei dissociati, tra virgolette, della letteratura, va appunto a testimoniare la specularità tra narrativa e psichiatria dell'epoca. Profilandosi sul parametro dissociativo, la narrativa del tardo Ottocento produsse uno sterminato campionario di contesti psichici che proprio la lacerazione dell'io romantico, ossia la perdita culturale dell'unità di un soggetto razionale, consumatasi lungo il corso del secolo, aveva generato. Voglio dire che il fatto che la dissociazione fosse un tema comune indagato per vari ambiti del sapere era figlio di una disruption dell'unità del soggetto, una disruption culturale. Infatti, troviamo storie in cui il protagonista si scontra con un suo replicante, un duplicante, copia cattiva e beffarda, controparte di un soggetto irreprensibile, o anche viceversa, il soggetto è cattivo e l'alter è irreprensibile. Sono plot che, concludendosi con arditi colpi di scena, finali mozzafiato, esiti imprevedibili, esibiscono una rassegna di effetti speciali che lasciano ancora oggi il lettore con il fiato sospeso. In tali storie, drammaticità e morte è un binomio di elezione, ma basti pensare a William Wilson di Poe, che vedremo più in dettaglio, in cui il protagonista, infilzando con la spada la sua parte dissociata, vede in diretta il suo suicidio allo specchio. Oppure un'altra bellissima novella, Giovane anima candida di Bontempelli, dove una fanciulla, appunto un'anima candida, terrorizzata dal pericolo di essersi, che l'essersi dissociata da emozioni, ricordi ed esperienze, l'essersi resa algida
proprio come il fenomeno di depersonalizzazione, che l'essersi resa agita possono averla convertita in un automa, la fa finita gettandosi dal balcone. O come accade in Ombra di Andersen, Ombra, ricordi junghiani, l'altro per Jung e l'ombra. In Ombra di Andersen, favola per adulti, che drammatizza il progressivo scindersi dell'ombra dal corpo del suo proprietario, abbigliarsi come un uomo e invertire il ruolo servo padrone fino a diventare l'assassino, mandando al patibolo il suo ex proprietario. Ma le conclusioni di queste storie non sono invariabilmente tragiche, tra esse sono annoverabili anche vicende con un finale interlocutorio, quasi lasciato aperto. Tale appare la conclusione della Signora nello specchio di Virginia Woolf, vedete che nomi prestigiosi di questi scrittori. E addirittura epiloghi a lieto fine come il Markheim di Stevenson, dove il protagonista, che in questo caso incarna il versante ladro e assassino, dialogando con il suo alter, ovvero la controparte assennata, finisce per ricomporre la dicotomia, guadagnando l'unitarietà della persona e quindi confluendo in un finale in cui la scelta etica dirige l'intenzione del soggetto. Nella cerca dei grandi narratori, in qualità di complice di questi excursus nel sottosuolo della dissociazione, agisce il gusto per il fantastico, il macabro, il terrifico, l'occulto, il magico, persino l'esoterico. Sono questi registri che ben si prestano a veicolare una metanarrazione che esprime l'attrazione verso una realtà altra, che i maestri del fantasy d'antan traducono in un palcoscenico che la mente dissociata, in questo caso, egregiamente si presta ad allestire. Realtà altra, dicevamo, una specie di dimensione alla Matrix, perché una parte della psiche del povero protagonista o dell'infelice eroe, come lo definisce Dostoevskij, il signor Kiatin, di cui si è fatta menzione stamattina nel Sosio. Quest'eroe, una parte, è di qua e l'altra è di là, metà e metà, due mezzi che all'interno del soggetto, e ben inteso io credo per l'effetto stesso dell'azione del soggetto, occupano e vivono in due dimensioni separate. Si pensa al famosissimo romanzo di Calvino, molto più tardo, ma che condensa tutta l'idea già nel titolo, il Visconte dimezzato, splittato da una cannonata il povero Visconte, in una parte totalmente buona, la sinistra, e in un'altra totalmente malvagia. Ecco come si inserisce nella messa in intreccio della narrativa il personaggio del replicante, moderno avatar che imprime la sua dominanza nella letteratura di questo genere sotto forma di alter ego, di antagonista, di gemello malvagio, di sosia Dostoevskij, di revenant in francese vuol dire fantasma, spirito, ma che ritroviamo declinato anche nelle forme più metamorfiche dell'ombra, come nel romanzo che è capostipite di questo filone in pieno romanticismo, L'uomo senza ombra di Chamisso, la strada che ha aperto a Pirandello, tra l'altro Chamisso, o nelle sembianze dello spettro, come in lui di Maupassant, ma anche Maupassant è impegnato in questo genere novellistico, o anche della trasmigrazione dell'anima, come nel signor Hilversham di Wells, e persino dell'automa, come dicevamo, della giovane anima candida di Montebelli. Sono tutte figure della dissociazione, dello splitting. E queste sono icone di una letteratura post-romantica che obbediscono ad una moda fino a diventare un topos in voga nel racconto gotico, che accende la fantasia dei narratori specialisti del doppio per i recessi oscuri e riprovevoli dei loro protagonisti e che l'indagine sulla psiche in linea con lo zeitgeist del tempo, in parallelo, stava esplorando, a partire non solo da Freud e Janet, ma includendo anche gran parte del fronte della psichiatria, con in testa, come abbiamo detto, Binet, Bleuler, eccetera.
A questo titolo sono infatti noti i reciproci rimandi culturali, ma anche i contatti personali tra Pirandello e Binet, tra Schnitzler e Freud. Dai profili dei dissociati letterari è agevole ricostruire l'accezione originaria del concetto di dissociazione, che appare fortemente radicata nel dipsichismo, alla cui base eziopatogenetica è rintracciabile la necessità di creare da parte del paziente, del soggetto, un proprio replicante ove poter mettere a dimora le parti non accettabili del sé. Operazione difensiva di allontanamento a protezione della stessa incolumità e sopravvivenza psichica del soggetto, che i narratori dell'alter ego, con sensibile occhio clinico, avevano già individuato. Ecco allora che prendono forma dalla penna degli specialisti del dipsichismo narrativo una collezione di copie conformi, ma al tempo stesso deformate, ma anche così speculari al soggetto da giustificare la salienza dell'incipit e dell'explicit, secondo il racconto a sviluppo circolare di Virginia Woolf, La signora nello specchio, che così si apre e così si conclude, cito: non bisognerebbe lasciare specchi nelle proprie stanze. Se andiamo a osservare l'operazione psichica compiuta dai personaggi di questa narrativa nera, è agevole rintracciarvi le forme del detachment, una delle accezioni di dissociazione, come propongono gli occhi e Farina, e come di converso anticipò Janet con il concetto di disaggregazione o doppio io, esito di un'evenienza per la quale, in date condizioni, alcuni elementi si organizzano in modo autonomo e prescisso all'interno della vita psichica del soggetto e acquisiscono una vita propria. Di questa manovra dissociativa e disaggregante sono la prova le fantasmatiche visioni, i lucidi deliri, gli incubi mortiferi, attraverso le quali lo scandalo del soggetto doppio sembra trarre la sua forza per acquisire forma. In questo diventare alter, pur essendo idem, credo stia la radice dei vissuti di terrore e sofferenza del soggetto, nella misura in cui l'ospite invisibile gli disconferma la coerenza della propria unitarietà, generando il paradosso vivente di un'unità declinata in una dualità. Dispositivo paradossale, perché lo spaccarsi o il raddoppiarsi del soggetto appare l'ultimo approdo, misura definitiva, proprio allo scopo di evitare di annullarsi e di disperdersi. Esattamente ciò che accade nella narrativa del doppio, che mette in forma dirompente l'epifania sullo scenario psichico dell'altra metà del protagonista, che quasi a voler fare un fermo immagine compare di punto in bianco, in genere accompagnato da un climax di inquietudine e angoscia, per esempio preceduto da un'inaspettata scampanellata nella casa di zucchero di Silvina Ocampo. L'Ocampo era amica intima di Borges. Emerso dal nulla su un bastimento nel bel mezzo di un viaggio di ritorno in patria, in monos, monos e daimonos, di ritmo. Improbabilmente abbarbicato alla scialuppa di un mercantile nel golfo del Tonchino, nel compagno segreto di Conrad, o sbucato tra le nevi di una gelida notte pietroburghese nel Sofia di Dostoevsky. La lettura di simili gioielli narrativi ci mette in contatto con una collezione di protagonisti afflitti e perseguitati da un gemello cattivo, ci introduce in trame tutte giocate sul filo dell'antinomia. Luminoso oscuro, bello deforme, alto basso, ricco povero, vecchio giovane, malato sano, eccetera. In questi interni il doppio si impone come misura minacciosa e foriera di morte, proprio con quelle caratteristiche che connotano i fenomeni allucinatori. Ma l'alter allestisce anche la forma del dialogo per eccellenza. Sebbene inserito in una relazione dialogica di dissenso e di disaccordo, dove ogni personaggio può raccontare
come autore indipendente e dalla sua posizione specifica, una storia di se stesso, come un nastro che si snoda riflesso nello specchio o un suono che rimbalza con effetto eco. Fine prima parte. Finora abbiamo preso confidenza con i grandi dissociati della letteratura, ma a questo punto vorrei entrare nell'altra sezione del titolo, le sedute impossibili. Che intendo? Intendo che possiamo andare a fare conoscenza con un paziente impossibile. Chi suona alla porta del mio studio? È niente meno che il famosissimo William Wilson, creatura di Edgar Allan Poe e protagonista di una novella dall'omonimo titolo. La procedura che adotterò nel riferire una seduta impossibile con un paziente impossibile è ricalcata su un glorioso programma radiofonico degli anni 70 dal titolo Le interviste impossibili. Geniale trovata che allestiva un salotto colto e divertente a cui le firme più prestigiose della narrativa e del giornalismo italiano, come Eco, Sciascia, Camilleri, Sermonti, eccetera, erano invitati ad intervistare personaggi storici, quali Pitagora, Montezuma, Marat, Dante, persino l'uomo di Neanderthal, formidabile invenzione di Calvino. Si trovano su YouTube. Agli intervistati impossibili prestavano le voci grandi attori del teatro dell'epoca, tipo Carmelo Bene, Romolo Valli, Salvo Randone, Rossella Falca, Diana Asti, eccetera. Il successo della trasmissione indusse l'editore Compiani a pubblicare nel 75 una godibilissima selezione di queste interviste. Interviste impossibili, sì, ma attenzione, per quanto impossibili, non per questo inverosimili, perché i personaggi dicono ciò che hanno veramente detto, oppure, procedimento ancora più sottile, ciò che avrebbero potuto o voluto dire. Per permettere di entrare meglio nel dialogo che si svolge durante la seduta tra me e Mr. Wilson, premetterò ora una breve sintesi delle vicissitudini della vita di Wilson, così come lui stesso ci narra in prima persona, in una novella scandita da un decor cupo e sontuoso, in perfetto ossequio alla tradizione nera, quale solo un maestro del gotico come Poe sapeva inscenare. Il racconto presenta elementi ricorrenti in tutta la narrativa del doppio. Tra questi topoi c'è lo specchio, che compare a conclusione della storia. C'è l'alta borghesia, che è la classe sociale di appartenenza del protagonista, a cui non a caso allora appartenevano anche i pazienti in trattamento psichiatrico e soprattutto, sappiamo, psicoanalitico. Altro tratto tipico è la sensazione ossessiva di essere perseguitato, i reiterati tentativi di fuga e la ricerca altrettanto coattiva di liberarsi del proprio alter carnefice attraverso la soluzione finale. Il racconto, una confessione resa da Wilson, possiamo supporre il punto di morte, snoda un lungo flashback sulla sua vita, presentato al lettore come un'esistenza all'insegna delle più sfrenate stravaganze e delle più indomabili passioni, che per infamia e turpitudini non ebbe uguali e che fu esiziale anche a lui stesso, cito le sue parole, vittima di circostanze sottratte a volontà umana. Ed ecco che si apre la storia su antichi ricordi di scuola, spalancando i battenti sullo scenario di un anonimo istituto nella campagna inglese, soggiorno di studi dell'adolescente Wilson. Un maniero elisabettiano, decadente e desolato. La descrizione di interni è una descrizione di interni dell'animo. La pianta evoca un labirinto, come se Escher ne avesse progettato lo schema. Un percorso iniziatico, ma in fondo le vite di tutti noi lo sono. Qui ci sono gradini da salire.
là rampe da scendere, laggiù si aprono meandri, colà alberga uno sgabuzzino dove dorme l'altro. L'istituto è il luogo fatidico dove per la prima fatidico proprio nel senso di fato. Per la prima volta William incontra il suo compagno gemello. Inquietante somiglianza, stesso nome, stessa data di nascita, stessa altezza e corporatura. Omonimo che però viene connotato da subito come il suo oppositore. Un compagno che lo contrasta con il suo, cito, intollerabile spirito di contraddizione. È la parte altra, negativa, opposta. Cifra uguale ed opposta della quale, al di là di tutto, Wilson non può fare a meno di ammirarne la dignità, la nobile saggezza, l'instancabile onnipresenza. La sua metà altra, guidata da coscienza e ragione. C'è il mantello, che è un elemento che si ripropone in tutta la novella come simbolo di coscienza. Cade, se la riprende, se lo riprende, lo perde, è doppio. Questo simbolo si condensa nel mantello, la pelliccia, il mantello di pelliccia. Ma questo antagonista, guardate qua che interessante, ha una sua particolarità, un tono di voce sommesso che Wilson spiega con un guizzo di razionalizzazione. La sua copia sussurra per un difetto alle corde vocali. Ed è a questo punto che Wilson si permette di esplicitare: il suo singolare bisbiglio era l'eco della mia voce. Più precisamente, la parte buona, tra virgolette, della sua voce nel gioco delle antitesi splittanti. Finché un bel giorno William, desideroso di vederlo in faccia, e qui a proposito del tema dell'osservazione di se stessi, è interessante l'episodio notturno della lampada. Quando il nostro protagonista penetra zitto zitto di notte nello sgabuzzino e si appressa, lampada in mano, al letto dell'altro dormiente per osservarne il viso da vicino, particolare e raffinato, denso di reminiscenze dell'episodio di amore psichico. Ma quando ne scorge il volto, terrorizzato dall'esperienza, Wilson fugge e si trasferisce nel celebre college di Eton. Qui si dedica a una vita dissipata e nel bel mezzo di un festino a base di alcol, donne e gioco d'azzardo, in modo dirompente ricompare l'inatteso e misterioso ospite che gli si avvicina e, prendendolo per il braccio, quasi a scuoterlo, gli sussurra all'orecchio: William Wilson! Per poi dileguarsi repentinamente, così come era comparso. Il gesto dello sconosciuto, dice Wilson, quel suo dito levato tra i miei occhi e la luce, e soprattutto il pronunciamento del suo nome, colpisce il protagonista con la violenza di una scossa galvanica che lo fa svenire. Di nuovo in fuga, ritroviamo il nostro William, studente del prestigioso college di Oxford, dove aggiunge altre nefandezze al lungo catalogo dei suoi vizi. Il climax stavolta è raggiunto durante una partita a carte che Wilson ha sapientemente truccato e che si conclude gettando sul lastrico il suo avversario. Ma a questo punto le porte della stanza si spalancano con tale impeto da spegnere tutte le candele, segnalando di nuovo l'entrata in campo del suo omologo, il quale, sempre bisbigliando, denuncia agli astanti il baro, svelandone i trucchi usati. Cacciato e umiliato di nuovo, Wilson intraprende la via della fuga, peregrinando per il mondo: Parigi, Mosca, Vienna, Berlino, Venezia, l'Egitto, Napoli, infine Roma, dove lo ritroviamo sempre più intollerante ad ogni freno, ad un ballo in maschera, in un palazzo aristocratico, impegnato a sedurre la giovane moglie del suo ospite. Ma ecco che una mano leggera gli sfiora la spalla, ed ecco ancora quel bisbiglio all'orecchio. Siamo alla resa dei conti,
evento che si consuma durante il ballo. Scenario complesso che Poe riallestisce 3 anni dopo in base all'identica logica e al medesimo intreccio nella Maschera della Morte Rossa. Non tollerando oltre quella schiavitù, William sfida il duello al suo doppio e lo uccide. Ma proprio in quel momento, come per magia, compare in fondo alla stanza un grande specchio, da cui si distacca la sua immagine, pallida in volto e insanguinata, che gli viene incontro a passo malfermo. Cito la conclusione. Era Wilson, ma non parlava più con quel suo bisbiglio, allorché mi disse: tu hai vinto e io mi arrendo, e tuttavia d'ora in poi anche tu sei morto al mondo, al cielo e alla speranza. E ora andiamo a incontrare il signor William Wilson della seduta impossibile. Wilson, prego, si accomodi. Poggi pure bastone e tuba sulla panca. Thank you. And then, si presenta alla porta del mio studio un raffinato dandy, indossa una redingote nera dai risvolti di raso, un panciotto di damasco dal cui taschino sporge una catena d'oro. Suppongo lei sia qui per quella sua vicenda dei personaggi opposti, ciascuno dei quali incarna la solitizzazione del bene e del male. Nel dire questo avevo in primo piano la lezione di Jung sull'integrazione del sé, ma anche l'incentivo di Sullivan a vedere nella riconciliazione degli opposti l'attestato e la qualità del livello di organizzazione della personalità. Sì, ha detto bene, dottor, proprio una coppia antitetica, di cui dentro di me percepivo la dissonanza. Ma mi dica una cosa, Mr. Wilson, lei lo vedeva proprio il suo gemello, per così dire il suo junior? Ma che cosa crede? Tradurlo in un'immagine dargli corpo e forma a ciò che voi chiamate allucinazioni fu un'invenzione di mio padre Edgar. E al dirla tutta forse era lui che l'aveva davvero con tutto quel suo delirium tremens, poveretto. No, io no, per me si trattava di sensazioni, di vissuti. Quello che è un conterraneo di mio padre, come si chiama? Bromberg, ma non solo lui, insomma quello che voi studiate in termini di stati della mente. Ah, vedo che sia documentato. Ma cosa vuole, dove ora io vivo, a parte riflettere sulla propria vita passata, che gli assicuro è un bel lavoretto, non c'è granché da fare. E allora quando mi annoio mi sporgo a dare una sbirciatina a quello che voi posteri combinate. Che progresso. Allora, ai miei tempi non si era in grado di curare certe cose. Se parlavi di troubles, sì, di travagli dell'animo, il medico rispondeva che erano silly ideas, o, mi scusi, come dite voi italiani? Ubbie, ah già, ubbie, timori infondati, e come cure raccomandava di distrarsi, di viaggiare. Sì, viaggiare. Io lo feci, ma con ben altri intendimenti, le mete colte d'obbligo del tour in Europa dei giovani, come me, della ricca borghesia, Vienna, Berlino, Venezia, Napoli, Roma, per me si convertivano in luoghi di fuga, una fuga vana. Poiché ovunque mi spostassi il mio tormento non cessava, se sapesse quanti medici ho consultato dei miei angoscianti soggiorni nelle capitali europee, ma sempre la stessa risposta mi gettava in uno sconforto ancora più bruciante. E poi un bel giorno, lì, dove sono ora, mi giunse la voce che a Parigi un certo Monsieur Janet e anche il suo collega, come si chiamava, mi pare Binet, ma pure a Zurigo un certo Herb Bleuler, parlavano di disturbi dissociativi, di doppio io, perché forse nel mio caso di questo si trattava. Magari ne avrebbero preso sul serio, anche se non so se allora avrebbero avuto il potere di curarmi, sa? Forse a quei tempi erano ancora le prime armi. Ma comunque siano andate le cose, io non feci in tempo ad andare a trovare. Io, si figure, nel 1849 ero già passato, come si dice, a miglior vita. Ah già, lei come morì? Suicida, vero? Non ce la facevo più a fuggire da me stesso. Ovunque andassi me lo portavo appresso. Ma sa, mi colpisce il fatto che lei si sia riferito al fuggire da se stesso e inoltre non abbia detto mi seguiva, ma abbia precisato me lo portavo appresso. Ho detto così?
non me ne sono accorto. Ma in fondo, ripensandoci, il suo alter non era proprio tutto questo campione di saggezza e di bontà. Mi pare le stesse un po' col fiato sul collo, fosse petulante, un po' infieriste, non trovo. Ma certo, lei sfonda una porta aperta. È stata una tortura per tutta la vita fino a quando io non vi ho messo fine. Ah, giusto. A proposito del suo comportamento, mi pare che lei a sua volta non si comportasse poi in modo sempre così spregevole e abietto, come dice. Per esempio, mi pare di capire che alla fine di quella famosa partita a carte, quando mandò sull'astrico il suo avversario, insomma, cosa provò? Di nuovo Wilson parve smarrire il suo self-control e, preso dall'imbarazzo per la mia domanda, si agitò sulla poltrona, si protese in avanti, si aggiustò il panciotto, ci pensò un po' su e poi mi rispose: sì, ne provai pena. Ah, ecco. Vede che si produsse in quell'occasione una sua reazione empatica? Ma potrebbe essere forse una testimonianza che albergavano in lei anche sentimenti compassionevoli, caritatevoli. Che ne pensa? Ma magari lo fosse stato. Ma però forse le parrà strano, ma il suo gemello adempiva anche una funzione di orientamento e protezione. Lei parlò anche di affettuosità, quindi non mi dica che non se ne era mai accorto. Può essere. Sul punto di congedarci, Mr. Wilson mi guardò fisso negli occhi e per la prima volta ebbi modo di vederne il colore. Erano di un azzurro intenso e poi mi disse: quando sono entrato nel suo gabinetto siamo entrati in due e ora mi pare di uscirne uno. Lo salutai pensando che era vicino a guadagnare l'unitarietà del suo io e immediatamente aggiunsi tra me e me: caspita, in un solo incontro. Sì, è stata proprio una seduta impossibile. Grazie.